La legge di bilancio ha reso strutturale l'aumento di 120 euro dell'assegno unico per i figli con disabilità. Insomma, strutturale sì, ma fino a un certo punto. Per farla breve, il decreto legge semplificazioni aveva aggiunto questa misura solo per il 2022. Invece, la legge di bilancio l'ha prorogata anche oltre il 2022, però non durerà per sempre, ma solo fino al 2025. Facciamo un passo alla volta. L'aumento di 120 euro dell'assegno unico per i figli con disabilità non spetta a tutti. Questo perché non si tratta di una maggiorazione a sé stante, ma è l'aumento dell'importo di un'altra maggiorazione che ha delle sue regole. Si tratta della maggiorazione che ricevono quelle famiglie che hanno un ISEE fino a 25.000 euro e che nel 2021 hanno ricevuto gli ANF per un figlio minore. Gli ANF sono i vecchi assegni al nucleo familiare che spettavano principalmente ai lavoratori dipendenti. Non solo, questa maggiorazione non va in automatico, ma deve essere indicata nella domanda di assegno unico, oppure tramite il modello RDC-COM AU per chi riceve assegno unico integrato su RDC. Inoltre, questa maggiorazione è transitoria, cioè è previsto che durerà solo fino a febbraio 2025 per poi sparire. Ed è anche a scalare, perché il suo importo diminuisce con il tempo. Quindi, ricapitolando, l'aumento dei 120 euro spetta per tutti i figli con disabilità? No, spetta solo a quelle famiglie che hanno figli con disabilità che hanno diritto alla maggiorazione legata agli ANF del 2021. L'aumento di 120 euro sarà strutturale? Non proprio, questa maggiorazione resterà in vigore fino a febbraio 2025, quando cesserà di esistere la maggiorazione legata agli ANF del 2021 su cui si poggia. Certo, a meno che il governo non modifichi nuovamente la legge. Quando viene pagata questa maggiorazione? Bella domanda! Come riferito da INPS, chi ha fatto domanda di assegno unico da luglio 2022 in avanti dovrebbe aver già ricevuto questa maggiorazione. Invece, chi riceveva l'assegno unico con la maggiorazione legata agli ANF e un figlio con disabilità da prima di luglio avrebbe dovuto ricevere queste somme aggiuntive tramite conguaglio successivo, quello che sarebbe dovuto arrivare a gennaio-febbraio 2023, il conguaglio di fine anno dell'assegno unico, ne abbiamo parlato in passato. Invece, a causa dei vari ritardi dell'assegno unico causati principalmente dall'aggiornamento degli importi, sia i pagamenti che i conguagli sono slittati in avanti. Ad oggi da INPS non sono ancora arrivate indicazioni ufficiali in merito e a conti fatti nemmeno la circolare di riferimento con tutti gli importi dell'assegno unico aggiornati per il 2023. Perciò, nell'attesa, io ti ringrazio per aver guardato fin qui. Sono Giulia di Radio UCI e se il focus ti è stato utile, lascia un like. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Radio UCI Focus.